se abbiamo un problema di sussidiarietà, tu che sei esperto di organizzazioni e di persone, come lo decliniamo oggi il concetto della sussidiarietà dentro al mondo delle organizzazioni? Grazie che mi state spiegando che cos'è la sussidiarietà, perché per me è un passo in avanti. E poi ci scherzavamo con Simone anche che questi collegamenti che stiamo creando fra Plutarco e Peter Ferdinand Drucker, l'ho sempre nominato Drucker, ma poi il professor Schlag, quando sentirà questa registrazione, visto che è austriaco di nascita, Peter Ferdinand Drucker, grandissimo autore, più grande forse autore di management dei nostri anni. Facciamo questo collegamento con Peter Ferdinand Drucker. Innanzitutto, mi andavo in risonanza con quello che diceva Simone, che in un suo articolo, che poi è diventato così importante, che c'è una rubrica fissa dell'Harvard Business Review che ha questo nome, che è Managing Oneself. Lui, in questo articolo, dice: ho passato tanti, tanti anni a spiegare alle persone, visto che lavorava molto con gli executive, con i leader dell'impresa, come lavorare per essere responsabili di altre persone, come gestire. L'espressione gestire a me non piace molto. Altre persone, ma anche mettiamo sviluppare. Sviluppare altre persone, dice, ho preso piena consapevolezza che gran parte dell'impegno del lavoro è innanzitutto nel gestire noi stessi. Quindi già lui ci dà una buona dritta. E poi lui stesso faceva una battuta, anzi no, forse era, chi faceva questa seconda battuta era, no, perdonatemi, era Viktor Frankl forse, che diceva, innanzitutto, ma il concetto poi è importante, che negli Stati Uniti bisognava fare una seconda statua, cioè fare la statua della responsabilità. Dall'altra parte della costa andava costruita la statua della responsabilità. Quindi libertà e responsabilità. Secondo me, in questo, adesso che affrontiamo un contesto, io penso, ho anche dibattuto un po' su LinkedIn, su questa piazza digitale, ho detto la mia e ho parlato un po' del tema di questo, dello smart working. Ho detto che noi, si è parlato tanto di smart working, in questo periodo abbiamo fatto tutto tranne che smart working. Forse è importante riprendere anche l'ambizione. E adesso dico anche perché lo collego al tema della sussidiarietà. Smart working io lo facevo prima della pandemia, lo facevo fortemente. Io forse un anno, 2 anni prima ho cominciato a giocare con lo spazio e con il tempo. Le ho usate come variabili. Penso che oggi, se davvero vivremo nelle organizzazioni questo new way of working, visto che abbiamo usato male lo smart working, adesso qualcuno usa un'altra espressione, veramente è questo, è provare a ridurre il vincolo dello spazio e del tempo perché ciascuno, ma anche insieme, ne facciamo un uso migliore per lavorare in maniera più efficace, ma anche un tema che gli amici sanno, mi appassiona, è il tema dell'integrazione della vita, del work-life integration, che poi qualcuno mi fece notare life integration perché work è parte della life, però dell'armonizzazione delle diverse dimensioni della nostra vita. E a mio avviso questo ridurre lo svincolo nello spazio e nel tempo è un'opportunità. Ma, come dicevate, un tema di grande lavoro importante nelle organizzazioni è aiutare le persone innanzitutto a gestirsi al meglio. E noi siamo esseri razionali e sono organizzazioni costruite per vivere di un'interdipendenza, quindi non possiamo neanche fare un lavoro individuale. Però, se ci pensiamo, è veramente una sfida importante perché il periodo della pandemia ha dimostrato che almeno su 3 punti questo avevamo la possibilità di andare in una direzione, a volte siamo andati in quella sbagliata. Cioè noi su benessere, relazioni interpersonali e integrazione della vita possiamo ottenere da queste nuove modalità dei grandi vantaggi. Noi dal benessere potremmo preoccuparci maggiormente della cura di noi stessi. Sulle relazioni potremmo moltiplicare le connessioni. Leggevo qualcuno, forse è collegato dall'Argentina, qualcun altro dall'Irlanda. Ma con quante persone ci possiamo connettere? E sull'integrazione della vita, a giocare con spazio e tempo, la mia ambizione è quella, è giocare spazio e tempo per integrare, armonizzare i miei impegni come marito, come padre, come amico di alcune persone, impegno nella società. Credo che tutto vada messo in armonia. Abbiamo visto anche cose invece da direzione opposta. Abbiamo visto persone andare in burnout perché abbiamo tolto il vincolo del tempo e il lavoro ha fagocitato tutto. Non c'erano più orari, videochiamate dopo cena, anche durante la cena o sempre connessi. Sulle relazioni molti si sono sentiti esclusi, si sono alienati. E appunto sull'integrazione della vita è stata una sovrapposizione, non è stata un'integrazione. Nello stesso spazio, nello stesso tempo fare tutto. Multitasking è assolutamente una bufala.
cosa può fare l'organizzazione, a mio avviso, ritorno al tema della formazione, aiutare le persone a prendere consapevolezza. Io ho apprezzato una ricerca recente di Microsoft che ha fatto vedere, dati alla mano, come i meeting tutti attaccati portano a erodere la nostra energia, portarci stress. Dare evidenza anche sotto forma di dati, un uso dei dati per offrire consapevolezza alle persone sul proprio benessere, sulla qualità delle relazioni e sull'armonizzazione della vita, penso che sarebbe un passo avanti molto importante.